bastarda. No, non farlo il primo spruzzo liquido. No, devi girarla per farlo diverso. No, c'è scritto non agitare. Ok. Ah, è uscito dal basso. Ok. Yuri si è un trono cioè. È tempo di condividere i poemi. Sì, Kirito, puoi aiutare Yuri a mettere via la roba del tè, giusto? Sì, 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 certo. Okay, sì, ma è palese che l'ha fatto apposta. La magia è... la magia è brutta, si è brutalmente brutta. Sì. Ah, mi sono tirato il capello, Dio santo. Io... metterò a posto le tazze. Sì. Sì. Quindi raccolgo le tasse dal pavimento, raccolgo il sacchetto di cioccolatini e alla fine puliamo tutto senza dire una parola tra di noi. Penso che ho sempre la sensazione questo che nessuno di noi avrà il coraggio di portare cioè nel senso di riproporre questa cosa. Ok. Di riparlarne. Oh, dobbiamo rifare tutta la menata. Salva, già che ci sei, dai. Allora, io per come stanno le cose. Io per come stanno le cose. No! Inizierei da Sayori. Perché? Ah, beh, perché dici. Perché non so questa qui è depressa. Deprimiamola ancora. Ma di come più. Deprimiamola? Pugnaliamola sta donna. Il tuo poema fa cercare. È bello, penso. Andiamo. Ho già capito che non mi piace. Beh. Non devi preoccuparti di quello che penso io. Sei la seconda che ha saltato di più, cazzo. Dopotutto hai scritto questo poema per qualcun altro? E quello ha ragione. Ovvio che hai ragione, ma... Hai ragione. Stai pensando se tipo, ma se l'avessi scritto per te? Probabilmente Yuri. E se questa cosa fosse successa quando noi gli abbiamo detto di camminare con lei, sarebbe... Non ho scritto, nessuno ha scritto questo per nessuno in particolare. No! Hai presente il meme di Jerry Scotti, quello... Magari non è quello che intendevo, forse, ma va bene. Ti stai facendo nuovi amici, e come stavo sperando, e quindi questo mi rende molto felice. Non è vero. E sei felice anche tu, mai nella vita, in questo club? Beh, ovvio che lo sono. Bene, è tutto quello che importa a me. Grazie, Kirito. Sayori, c'è qualcosa che non va? Eh? No, niente. Sono solo un po' stanca oggi. Va bene. Allora dimmelo se hai bisogno di qualcosa. Lo farò. Non preoccuparti di me, ok? Vai a giocare con chiunque altro adesso. Se insisti. Yay! Andrò a casa un po' prima oggi, ok? Sayori. Di a Monica che non mi sentivo bene, ok? Ok. Ci vediamo domani. Poema. Prima che io possa dire niente, Sayori cammina gioiosamente fuori dalla stanza. Parlottando tra se stesso. Il poema, puttana! Il poema? Non abbiamo letto la sua poesia. Non ce l'avevo, non lo so. È scappata. Ma Nacho, gli vai in ordine. Ah, ho capito, depressa perché non ha fatto il poema, si è dimenticata, quindi ok. Cioè, la Madonna. Sì. Sto scherzando, no. Bestia. Nacho, che... sono facili tu. Ecco. Per me non ho fatto che cozzalone. Come non hai imparato niente dopo tutto? Onestamente, non ha saltato manco una volta sta fuori che stai. Io. Onestamente non so perché fossi speranzoso in primo luogo. Cosa? Non penso che questo fosse uscito così male. Che cosa ho fatto di sbagliato? Sì, infatti ti dice che i poemi non devono essere così profondi per esprimere qualcosa. Sembra quasi che tu lo stia forzando, a meno che tu non faccia veramente schifo fare i poemi. Ah, ok. Onestamente, non disturbarmi con poemi come questi finché non sei a livello di Yuri. Nazuki si ferma all'improvviso. No, non dirmi che... Non stai solo provando a impressionare io. No! Cosa stai dicendo? E chi ti passa la voce? No. Non stai provando a impressionare Yuri. Lo sai che Yuri avrebbe questo genere di cose, tutto questo melodramma. Solo perché. È una scrittrice talentuosa. Non vuol dire che. Intendo.
sembra che io sia nei guai. In qualche modo ho toccato un nervo che... che non dovevo toccare. Sì, pensando quello che ho fatto è oltre le mie capacità, aspettative. Ho finito con te. Immagino che... Show, slancia. Sì, praticamente tira il poema, cioè se sono... Prendi il tuo stupido poema, se è scritto per qualcun altro, allora non mostrarlo a me. Per andare avanti dobbiamo per forza mostrartelo. Questo è quello che succede quando lascio una ragazza più piccola entrare nei miei affari. Perché non sapessi, fossi in grado di leggere la mente, ero destinato a essere in un mondo di dolore da inizio. Mamma mia, è che... Almeno Nazuki non era la ragazza che stavo provando a impressionare in primo luogo. Sembra stagioni. Ah, niente! Cioè, i poemi oggi... Perché ti odiano? Ti odiano tutti adesso, tranne lei. Sei una merda. Tranne lei, forse è morta. Kirito. La tua scrittura è solo che migliorata in questi pochi giorni. Va. Ogni poema che hai scritto non è stato niente meno che spettacolare. Niente poco di meno. Posso davvero leggere le tue emozioni. Sono un po' geloso, non penso neanche che... venga da me così naturalmente. Sì, esatto. Yuri, è il modo sbagliato di mettere le cose. Questo non viene naturalmente, in modo naturale a me. Ma sono stato in grado di migliorare così tanto solo grazie a te. Sei davvero l'esempio per cui stavo inseguendo dopo tutto. Ah, davvero? Yuri sorride a se stessa. Questa sensazione. Sono così felice, ho avuto la possibilità di condividere la mia scrittura. Non ho mai pensato che potesse essere così. Mi ricordo che l'avevi menzionato ieri. Non posso credere che tu sia così brava con qualcosa e che tu non l'abbia mai condiviso con nessuno. È uno spreco. Magari, ma... non è che io abbia mai avuto una scelta. Che intendi dire? Beh... io risorrido tristemente. Oh! Mio, di musica. Ah, Kirito, durante la pausa pranzo io mangio da sola. Lo sapevi? È il momento giusto per trovare un posto tranquillo e leggere un po'. Infatti, ho sempre i libri con me. Potresti dire che mi piace veramente tanto leggere. Beh, è un modo... la possiamo mettere così comunque, ma... i libri sono così pieni di fantastiche e ispiranti... e persone ispiranti. Persone che... di cui vuoi innamorarti. Esatto. Persone di cui vuoi innamorarti o persone che sai che sarebbero veramente dei buoni amici. Persone felici, che mettono sempre un sorriso sulla tua faccia. O pensatori profondi e risolutori di problemi che scoprono i misteri della vita. Quindi quando lo guardi in questo modo, sono circondato da amici ogni giorno. Lo sai? E questi amici non ridono di me. Non mi prendo in giro per divagare tutto il tempo. Non mi prendono in giro per la mia figura. Cioè, body type proprio per l'aspetto. E non mi odiano per agire come un so tutto io. Le persone dicono questo di te? Non sono un saputello. No, non so tutto io. Sì, ma non so, cioè, non sono malissimo. Non sono una saputella. Sono il contrario, non conosco niente. Non so come parlare alle persone, non so come farmi vedere normale dalle persone, non so nemmeno come rendermi felice. Tutti questi sentimenti, tutto quello che posso fare è leggere e scrivere. Ma... stai distruggendo la drammaticità del momento. Sì, veramente. Ma è stato così fino adesso. Adesso ho iniziato a condividere con te. E ho veramente capito quello che stavo... quello che mi mancava tutto questo tempo. Ah, ma non ho veramente fatto niente. Come sono io che parlo. Come diventare horror questa roba? Non lo so neanche io, cioè te lo giuro. Me lo sto chiedendo dall'inizio. È sbagliato. Solo essere paziente e rispettoso è importante per me. So che sono una persona difficile, Kirito. Parlo troppo lentamente. Mi contraddico, cioè faccio un secondo pensiero tutte le volte. Cioè, sì, mi contraddico tutte le volte. Okay. Leggo troppo profondamente nelle cose, ma ogni volta mi è sempre trattato come chiunque altro. È così raro che io mi senta a mio agio con qualcuno
quando parlo agli altri, ma è quello che accade quando parlo con te. Ogni volta che parlo con te mi sento veramente molto felice. Ho capito. Beh, ti tratto come come dovresti essere trattato. Esatto. Come e se le altre persone non vedono in questo modo, allora screw them, letteralmente vaffanculo. Mandali a cagare. Esatto. Idem, sono entrato in questo club. Sono entrato in questo club sperando di farmi degli amici. E posso dire che almeno in uno, su un fronte, ho avuto successo. Non diresti anche tu così? Anch'io. No. Se lo metti in questo modo, sì. Siamo veramente amici, non è così? Io rimetto la sua testa tra le sue mani. Ma questa volta sta sorridendo mentre lo fa. È vero, guarda. Però le mani non ce le ha. Ah sì, tra i capelli, nel senso che pensavo proprio così. Sì. Invece è tra i capelli. Vuoi che ti mostri la mia poesia? Sì. Almeno suo figlio. Lo voglio. Minchia. Ci mancava. Tutta la poesia, lasciamo la voce. Ah, ok. Back. Ecco. Ok. Cioè, sono quattro strofe. Non è neanche troppo lungo. Spiaggia. A beach, ho detto back. Anch'io back. No, beach. Spiaggia. Una trasformazione di una meravigliosa trasformazione di un milione di anni. Dove uomo. Dono ventre. Ventre della terra. Castamente incontra la superficie. Sì. Incontra la superficie in modo casto. Sotto un cielo blu. Un infinito che... Una bliss. 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 Un infinito di sospensa. Ma sotto alle nuvole grigie un enigma che si muovono, sì. Un enigma infinito. Jesus, il mondo più facile in cui perdersi è quello in cui tutto può essere scoperto. Ma sono tre strofe. No, quattro, nel senso che c'è la prima. La prima è Bice. Questa. Dice Bice, dici con. Non sì, è detto, no, è una strofa, no. Uno può solo costruire un castello di sabbia quando la sabbia è bagnata. Ma quando la sabbia è bagnata. The tide. Where? Non when. Ah, dove la sabbia è bagnata? Ah, la marea arriva. Tidal wave! Esatto. Cliccherà, nel senso, consumerà le fondamenta man mano che tu costruisci. Oppure ti dice. Un'onda arriverà e ti butterà giù tutto in un battito di ciglia. In qualsiasi modo, il risultato è lo stesso. Costruiremo comunque un castello di sabbia. Sto lì. Sì, la schiuma si è intorno alle mie caviglie. Dove i miei piedi... No, Tose è la luce. La luce, sì. Sprofonda nella sabbia. In generale, dove... le dita dei piedi, sì. Credo. Dove l'aria salata è terapeutica, la brezza è gentile, ma così potente. Faccio affondare le mie dita dei piedi, i miei alluci, cioè praticamente nella linea di confine, penso che intenda dire. Tempted by the Fallen Candles. Tentata dalla... cose strane. Mio. Mi giro indietro, abbandono la mia pace all'erosione della marea. Ritorno. No, torno indietro e ritorno alla terra ancora di più rispetto a prima. No. Sono cosciente del fatto che la spiaggia è un tema così strano di cui parlare, ma ho fatto del mio meglio per farne un approccio metaforico. Sì, Nezuki me l'ha già detto. L'ha fatto? Non ha detto niente di strano, è vero? Voleva solo che scrivessimo riguardo lo stesso argomento ancora una volta. Penso per comparare meglio le nostre differenze tra lo stile di scrittura o il processi di pensiero. Comunque, è stata una sua idea. Conoscendola non mi sorprende che volesse fare una cosa di questo tipo. Probabilmente voleva solo... dare dimostrazione delle sue abilità. Non è che ho un particolare interesse nel suo stile di scrittura. Ho solo seguito la sua richiesta. Ma non è così male scrivere qualcosa di semplice alcune volte. Può essere rilassante, lo sai? È una cosa buona per me calmare i miei pensieri una volta ogni tanto.
Sì, penso di approvare. Grazie per aver condiviso. Ok, grazie a Dio, manca solo Monica. Dimmi che anche tu non è un cazzo da vostra, dimmi che ci odi, yes. Dai. Ciao, Quinto. Ciao, Quinto, ti ho visto con Yuri, ti odio, vaffanculo. Grazie. Ok, ma io più che altro vorrei sapere che cazzo hai detto a Sayori. Che ti ricordi dove andrà a parlare con Sayori? Tipo, parliamo piano così, ma non sente il cazzo. Hai pensato a quello che vorrei inviare alla performance? Sì, al festival, cioè quello che vuoi recitare per il festival? Beh, essere in questo club è una cosa, ma recitare in fronte a un mucchio di persone devo farci ancora un paio di pensieri. Ok, nessuna pressione. Quando lo farai sono sicuro che risulterà essere una cosa buona. Mi renderebbe anche molto felice vederti. Comunque, diamo un'occhiata al poema di oggi. Sicuro. Lascio che Monica prenda il poema che sto tenendo nelle mie mani. Questo è bello. Sembra che tu stia man mano diventando più... ti stia mettendo a tuo agio con il tuo stile. Stai padroneggiando. Si iniziando a padroneggiare il tuo stile, ma il simbolismo è meglio dell'ultimo che ho letto. Solo per chiederti, non è che... no, hai trovato ispirazione nello stile di scrittura di Yuri? Cioè, tra un po' lo capiscono anche le sedie. Secondo me Monica non c'è tra le tre opzioni quando scriviamo il libro, perché lei è l'unica che guarda oggettivamente i miglioramenti che facciamo. È vero, effettivamente. È imparziale. Cioè, ma anche Sayori. No, Sayori gli fa bene tutto. Cioè, per il fatto che è andata via, però tipo... Penso di sì. Sì, denari. Non posso negare che sia talentuoso. Sì, completamente d'accordo. Penso che le sue poesie siano le più romantiche. È il mio migliore per descriverlo. Sì, effettivamente è molto vicino al romanticismo in quanto a bordello che mette nel buio. È una persona completamente diversa quando prende in mano una penna. L'ho notato anch'io. O quando parla della letteratura, sembra come se si accenda una luce dentro di lei. Sfortunatamente è difficile avere una conversazione personale per lei fuori da qui. Credici, ci ho provato. Dilettante. Chissà cosa le passo per la testa. Spero che tu non lo intenda in un modo cattivo, cioè in un modo sbagliato. No, certo che no. Devo dire che spererei che non tenesse tutto per se stessa, così tanto per se stessa, ma comunque difendendola così devi essere molto... cioè nel senso devi importarti molto di lei. È completamente frainteso. Ah, calmati, sto scherzando. Comunque sono sicuro che ha già un ragazzo. Aspetta, cosa? Dove non ha amici quella lì? Intendo dire uno una di funzione comunque. Monica mi ha sussurrato l'ultima parte. È solo un indizio, ma sai... Non c'è niente di sbagliato con quello. lo so. Stavo solo dicendo... Comunque. Condividerò il mio problema con me. Non stavo riflettendo al fatto che se hai notato ho provato a farti pensare male di Yuri. Ho semplicemente detto guarda che c'è il ragazzo, è puttana. No, perché se ci pensi ti ho detto i programmatori fanno sembrare una cosa brutta il fatto di avere un fidanzato letterario, schiacciando l'occhiolino magari ai giocatori che credono di avere un bel rapporto con Yuri, anche se loro sono ben reali e Yuri è un videogioco. Oddio, questa cosa è troppo complicata, quindi... No, però ha ragione, sì, ha ragione. Sì, è vero, però è effettivamente cazzo da capire. Io faccio questi ragionamenti grazie a Sabacco. Va bene. Sì. La ragazza che sapeva tutto. Una storia vecchia che parla di una ragazza che vagava per la terra. La ragazza che conosceva tutto. No, però semplice. Una donna bellissima che aveva trovato ogni risposta. Tutti i significati. Tutti gli intenti. Tutto quello che era stato mai chiesto. Ed eccomi qui, una piuma. Che cade nel cielo, vittima delle correnti del vento. Giorno dopo giorno cerco. Cerco con un po' di speranza, conoscendo... Che la leggenda non esiste. Le leggende. Sì, che le leggende non esistono, ma quando tutto mi ha abbandonato, quando tutti gli altri si sono girati, cioè mi hanno abbandonato, la leggenda è tutto quello che rimane. La leggenda è tutto quello che rimane. Dimma. L'ultima lucente stella che brilla nel cielo. Finché quel giorno il vento cessa di soffiare, cado.
e io cado e cado e cado ancora di più, gentile come una piuma, senza emozioni, senza espressione. Sì, niente. Ha una mano mi cattura tra il suo pollice e il suo indice, la mano di una donna bellissima. Guarda i suoi occhi e vedo che non ha... Non ha sguardo. No, sì. Il suo sguardo non ha fine. Esatto. Gaze e sguardo. Sì. No, non vedo limite nel suo... Sì, nel suo sguardo. La lady... La ragazza... La donna che conosce tutto... Tra l'altro... Sa quello lady, che sto pensando. Lady... No, aspetta. Cioè, perché mette alcune parole maiuscole e altre no? È perché la donna, nel senso che non è generico, ma è quella donna. La donna che sa tutto. Che conosce tutto. Sarebbe tutto un nome. Conosce quello che sto pensando. Sa quello che sto pensando. Prima che io possa parlare, risponde... Dico, una voce vuota? Sì, ci sta. Ho trovato tutte le risposte. Ma non portano a niente. Non c'è significato, non c'è... non c'è scopo. E prevediamo l'impossibile. E prevediamo solo l'impossibile. Non sono la tua leggenda. La tua leggenda non esiste. E con un soffio... Ha soffiato... Mi ha fatto volare via. Io ho ripreso a seguire il vento. Wow. Questo era meno tipo load me, save me. E... Sì, questo qua era più, cioè, normale. Sì, esatto. Lo sai? Ah no, cercando di conoscere e ricercare quelle domande sono è il genere di cose che dà senso alla vita. Non per diventare troppo filosofica. È una... Filosofica o niente di che. Ma è il mio tipo di mente, quindi è quello di cui scrivo. Ho capito. Non ci ho capito molto comunque. Esatto. In un modo è quasi paradossale. Perché se avessimo tutte le risposte, il mondo non comincerebbe a perdere il suo significato? Lo sai, c'è una cosa che ho notato. Mi sembra che chiunque nel club preferisce scrivere riguardo alle cose che sono più tristi che felici. Più tristi che felici. Ah, sei sorpreso? Se tutto andasse bene, non avremmo niente di cui scrivere. Non è così? Gli umani sono creature di dimensioni. Non sono creature. Non c'è scritto Arendt. Sì. Arendt di dimensioni. Che strano. Beh, non siamo creature bidimensionali noi, credo. Non intendo bidimensionali nel senso di dimensioni geometriche. Piatte, intende che non hanno... personalità. Non so. Esatto. Penso che tu lo conosca meglio di chiunque altro. Intendi unidimensionali? Sì, proprio così. Comunque. Ecco il consiglio del giorno per la scrittura di noi. No, non c'è scrittura, c'è scritto solo consiglio. Writing. Ah no, writing. Vediamo se senta qualcosa. Sei troppo timido per condividere la tua scrittura perché sei spaventato che non sarà bello? Potrebbe essere disarmante avere una risposta negativa a qualcosa in cui hai messo molto... cioè ti sei impegnato molto. Ma se trovi altre persone a cui piace scrivere, allora condividere diventerà molto più facile. Perché invece di dire se la tua scrittura è bella o va bene o è cattiva, vorranno concentrarsi di più su tutto quello che ha portato a scriverla e riguardo le cose su cui le puoi lavorare. È molto più incoraggiante in quel modo e continuerà a fare migliorare gli altri. Ok, tu tre. Beh, tutti finiti di condividere i poemi, giusto? Perché non iniziamo a capire? Feeling out. A cercare di capire? Aspetta un momento, ok. Sono solo io o hai appena detto qualcosa di strano? Qualcosa che sembrava fuori dall'ordinario. Sì, giusto. Hai detto dalla tua frase solita quando ti riferisci al club. Frase... Slogan. Frase effetto. Che slogan, eh? Non ce l'ha lo slogan. Come mai non vuole così strano oggi? Guarda, perfino Yuri non è immune a questo. E l'aria stagnante è un comune presagio che qualcosa di terribile sta per accadere. E la madonna! Nei tuoi libri! Magari! Guarda, l'unica cosa differente è che Signori non è qui. Ah! Dove cazzo è Signori? Sembra che tu abbia ragione. No, era andata via. Signori è andata a casa. Ah, già, è vero. Non si sa per quale ragione, però vado a casa. Non si sentiva bene. Che era depressa.
Se io li aiuto sempre a risollevare l'atmosfera, non è così? Sembra che siamo sbilanciati quando lei non è qui negli intorni. Dove cavolo è corsa via comunque? Pensavo che fosse andata in bagno, ok. Nazuki, per favore, mostra un po' di decenza. Oh, andiamo! Ah, in verità non si sentiva troppo bene, quindi ha deciso di andare a casa prima. Ah, è così? Spero che stia bene. Seriamente? Tutte le volte che avresti potuto non andare a casa con lei, hai scelto quella in cui non si sentiva bene? So much for you, lovely. Sarà meglio per voi essere lovely, lovely. Cioè, vabbè, dolcinati. No. Prima di tutto, smetti di fraintendere la mia amicizia con Sayori. E dopo il video di oggi, poi che ho tornato, molestiamo sì. Sayori. E secondo, mi sta evitando altamente oggi, quindi non volevo forzarla. Merry Christmas, perché ti chiamano Natalizio. Giusto. Oh, santo Stefano. Quella curiosa espressione veniva da Yuri, fra tutte le persone. Calmiamoci, ragazzi. Ho parlato con lei prima e andava tutto bene. Che cosa ti ha detto? Comunque, dobbiamo capire come finire di organizzare per il festival, quindi decidiamo cosa faremo tutti nel weekend. Io so già cosa farò. Giusto. Nazuki farà i cupcake. Ne avrò bisogno di tanti e di sapori, no, gusti diversi. Vuoi farcela fare tutto questo lavoro da solo, Nazuki? Sfida accettata. E per me stamperò e metterò assieme i pamphlet. Sayori mi aiuterà a farli. I pamphlet erano le poesie satiriche. Esatto. Ma sì, questa cosa qua non la so. Teoricamente è una poesia satirica. Non so come la intenda lui, però ci affidiamo a poesie satiriche. E per te, Yuri, tu puoi... Ragazzi, potete aiutarmi a fare in modo a trovare da fare qualcosa a Yuri? Io sono inutile. No! No! Non è niente da dire. Sono una persona più talentuosa qui, lo sai. Adesso Nazuki ha messo broncio anche lei. Posso dirlo anch'io adesso. Che non penso di avermi mai dato abbastanza credito a Sayori, ma posso dire che le cose sono ancora più difficili quando non è qui in giro. Ah, potrebbe essere il caso. Ma se non posso essere un leader io in prima persona, non crescerò come persona. Quindi, Yuri, hai una bellissima scrittura, giusto? Dovresti fare dei banner, delle decorazioni per aiutare a creare l'atmosfera. Atmosfera? Riguardo a quello, io amo l'atmosfera. L'espressione di Yuri cambia precisamente mentre guarda al banco per concentrarsi e comincia a annuire a se stesso. La tua mente sta già pensando, vero? È una cosa positiva. Sarai un aiuto fantastico, Yuri. Ma comunque, questo lascia solo te, chiedo. Che la vera persona che è veramente inutile. A non dirlo. Infatti, sia Nazuki che Yuri hanno delle... ci hanno molto lavoro da fare e ci vorrà molto tempo per finirle. Quindi dargli una mano a uno delle due. Per loro una mano. Sì, praticamente ci piegheremo molto tempo a finire. Chi sceglieremo? Sono però puoi aiutare, oppure puoi aiutare me. Lo apprezzerei molto. Sì. Monica sta suggerendo che io spenda il weekend con uno dei miei, con un membro del club. Come posso rispondere a un suggerimento a una domanda come questa? Penso che non mi darebbe fastidio un po' di aiuto. Beh, anche se non sai come cucinare, cioè infornare, c'è sempre quel del lavoro sporco che potrei affidarti. Non è che Monica non mi stia dando una scelta e non dovresti sederti sul tuo culo. No, e non dovresti stare con le mani in mano comunque. È detto così, signor Pat. Nazi che prova a mormorare un paio di scuse come questa. Se posso intromettermi, Nazuki,
avevi detto che avresti potuto fare tutto il lavoro di... cioè, tutto da il sola. Lavoro di cucina da sola. Kirito potrebbe non apprezzare il fatto di stare in giro se lo tieni solo come... praticamente come soprammobile, se non gli fai fare niente. Quindi in questo caso... potrebbe essere più adatto a assistermi con le decorazioni. Aspetta, non l'ho mai detto! Quanto può essere difficile fare un paio di decorazioni comunque? Sembra più come un paio di... sembra quasi che tu stia inventando le scuse per Kirito per... Che cosa stai dicendo? Non c'è Sayori però stavolta, e quindi la cosa può andare a finire molto male, No. Andiamo avanti, vediamo dove è tutto male. Sarà un lavoro estremamente meticoloso, e non lo è anche cucinare? Che cosa pensi che... Ragazzi, calmiamoci un attimo. Facciamo scegliere a Kirito. Alla fine penso che sia Kirito a decidere con chi contribuire. Non era palese di più. Non ha ancora avuto la possibilità di passare del tempo con me, lo giusto. Sapete? Cioè, quindi sono sicuro che sia interessato a... Cioè, Monica doveva risolvere il conflitto, invece ha peggiorato la situazione. Però c'ha ragione, cioè, nel senso... Nessuna ragione, nessuna torta, per adesso. Hai letteralmente appena detto... Sono sorpreso anch'io. Scusate, ok? Stavo solo provando a dire che... Ragazzi... Sì. Possiamo farla finita? Sì. Kirito. Sei ok con... cioè, ti va bene questo? Alla fine dipende da te. Alzo. Scherzo. Scherzo! Il ritorno. Molto bene. In questo caso... Tutti guardano dritto verso di me. Ma Sayori. Se io vado chi... Come mai c'è l'opzione Sayori? Perché c'è sempre Sayori che aiuta. Ma sicuro io andrò con... se vogliamo... Aspetta, fai una cosa... Salva. Ti ricordi quando dicevano salva giusto, prima delle scelte giusto, importanti? Giusto. Allora, se siamo coerenti con noi stessi, Yuri. Però facciamo arrabbiare qualcuno. Facciamo sempre arrabbiare qualcuno. Facciamo se andiamo sei. Con Sayori. Gli diciamo, non vogliamo nessuno di voi tre. Andiamo da Sayori, si incazzano tutti e tre. Sì, però, ma il comune è mezzo gaudio. Per me ti massacrano, ti prendono a sediate e sì. Una roba del genere. Sì. Però io vorrei scegliere Monica, però anche Yuri. Io starei su Yuri. Beh, allora sarò più utile aiutando Yuri. Me? Sei serio? Perché vorresti... Nazuki? Posso già intuire che tu stai per dire qualcosa di cattivo. Nel senso di... cioè, offensivo. No! Stavo solo dicendo... Quindi aiuterai Yuri allora, chiedito. Sì. Farò questo. Sono felice. La cattiva abitudine di pensare troppo a questo genere di cose. Quindi penso che la tua assistenza sarà molto utile. Felice di sentirlo. Nazuki, ce la farai a cucinare tutto da sola? Intanto, sì. Avevo già detto che mi sarebbe andato bene. Quindi perché ti incazzi? Ok. Tutti possono dire che Nazuki si sente un po' giù di morale. Quindi è tutto quello di cui avevamo bisogno per procedere? Sì, questo dovrebbe sistemare le cose. Ma siete eccitati, ragazzi? Beh, eccitati potrebbe non essere la parola giusta, ma penso che non vedo l'ora di farlo. Ti senti allo stesso modo, Kirito? Io? Penso che sono interessato a vedere come finirà. Anche io sono interessato a vedere come finirà, effettivamente, visto che questo è targettato come horror. Allora va bene anche per me. Riguardo te, Nazuki... Cosa? Perché tu stanno urlando verso di me? Non ho fatto niente! No! Non è quello che intendevo! Yuri ansiosamente guarda tutti nella stanza. Mi spiace. Non so neanche perché Kirito mi ha scelto, ma io ho due buone ragioni da dirti. E in più, i tuoi cupcake sono i migliori che io abbia mai assaggiato. E si abbinano molto bene con il mio tè. E niente che io farò potrà confrontarsi con quello. Quindi... Ho capito. Sono sorpreso comunque. Perché? Sono io quella che agisce da immatura.
e lo so già. Ma tu stai provando a risolvere la mimolare così all'improvviso? Lo so che non sono molto bravo a farlo e mi spiace se ho qualcosa di sbagliato. Nazuki non è l'unica sorpresa. Monica e io siamo sorpresi dalle parole di Yuri. Quando già ha difficoltà con le sue parole, provare a risolvere qualcuno deve essere molto più molto distante dalla sua zona di comfort, tra virgolette. E cominciai a capire. Yuri stava provando a sembrare come Sayori, cioè stava facendo la parte di Sayori. Anche se non ha funzionato perfettamente, posso dire che ha provato a dire qualcosa che Sayori avrebbe detto in un momento come questo. Perché Sayori aiuta sempre tutti a sorridere, a dimenticarsi e a sentirsi bene con gli altri. No, l'ho apprezzato, più o meno. Mi spiace per averne fatto un caso di stato per niente. Ma dirò questo. Puoi scommetterci che i miei cupcake saranno la migliore parte dell'evento. Dell'intero evento. Ah, ti credo. Sì. Spero di vedere che tutti facciano del loro meglio. Ma con quello non c'è più niente da fare. Quindi immagino che sia tempo per noi per uscire. Ok, andiamocene allora. Tutti impacchettano, suona malissimo, però sistemano le proprie cose. Inizio a seguire Monica e Nazuki alla porta, mentre stanno chiacchierando l'una con l'altra. Mi giro. Scusa, ho realizzato che non avevo nessun modo per contattarti questo weekend. Oh, hai ragione. Non posso credere che mi sia sfuggito in mente. Ti dovrei dare il mio numero di telefono? E lo sta dicendo a Kirito comunque. Penso che sì, sarebbe il miglior modo. Ok, allora. Io e Yuri ci scambiamo i numeri di telefono. Ok. Allora mi fermerò alla tua casa domenica. La mia casa? È un problema? No. È solo che sarei venuto a casa tua visto che sono io che sto aiutando te. Penso che questo abbia senso. Ma se non ti dispiace, preferirei andare, cioè venire io a casa tua. Va bene. In questo caso non ci sarà nessun problema. Ho deciso di non lasciare Yuri per ottenere una ragione. Non è che mi cambi comunque, quindi farò solo in modo che la mia stanza sia pulita. Spero di riuscire a risultare utile in qualche modo. Non sono minimamente creativo come lo sei tu. Non sottovalutarti, Kirito. Penso che faremo un team produttivo. Anche se hai scelto me perché ti sentivi in colpa o qualcosa. Aspetta! Non lo pensi davvero, giusto? Non lo so. È difficile per me scegliere un'altra ragione per cui tu mi abbia scelto. Ti stai dimenticando che l'unica ragione con più senso. Ho deciso di aiutarti perché è quello che volevo fare. Ma Yuri pensa con un'espressione estremamente tesa. Yuri, ok, ci stai pensando troppo, ok? Volevi che ti dicessi quando effettivamente cercavi di leggere troppo tra le righe, giusto? Non me ne sono accorta. Te lo sto dicendo io. Volevo farlo. E questo è tutto quello che devi sapere. Mi credi? Credi me? Yuri ci pensa ancora molto intensamente. Guarda dritto nei miei occhi per un tempo estremamente lungo. Io ti credo. Come se le avesse richiesto un tremendo sforzo, Yuri finalmente dice e rilassa la sua espressione. E non vedo l'ora di arrivare a domenica. Sì, neanch'io. Dopo questo scambio mi avvio verso la porta e Yuri mi segue. Non posso crederci. Yuri verrà a casa mia domenica? La mia ansia arriva fino al tetto. Anche se effettivamente mi sono abituato a convivere con lei, a questo punto non c'è modo di sapere cosa succederà quando siamo fuori dalla scuola. In più mi ha detto che non vede l'ora. Avrò per caso la possibilità di far accadere qualcosa tra noi due? O è troppo presto per questo? Solo il tempo lo saprà dire. Ma fino a quel momento non sarò in modo di distogliere la mia mente da quel pensiero. Non posso aspettare seriamente.
È già domenica. Così, così schippiamo giorni, vabbè. Meglio, perché... Sì, sì, no, cioè, basta leggere lettere, leggere poesie. Mi sto man mano diventando sempre più ansioso riguardo alla vista di Yuri. Continua a dirmi che non c'è nessuna ragione per essere nervoso, ma non mi aiuta molto. Yuri è chiaramente introversa. È una persona intima in generale. Non c'è dubbio che si aprirà un po' quando saremo solo noi due. Nel frattempo ci siamo messaggiati occasionalmente. È stata estremamente apprensiva all'inizio, ma non è passato molto tempo prima che io conoscessi più cose riguardo a lei. Ma mettendo da parte Yuri un attimo, non ho sentito niente da Sayori fin da quando ho lasciato il club l'altro giorno. Non è che ci messaggiamo tutto il tempo o cose di questo tipo. Ah, ma ho sempre ho sempre questa preoccupazione nel... Cioè, sì, sono sempre preoccupato, praticamente. Riguardo a quanto Sayori ha detto, e ha detto anche Monica, veramente bene per me mettere i sentimenti di Sayori in parte quando ha veramente bisogno di me? Ha deciso di visitare Sayori prima della visita di Yuri. Per me non è la migliore delle idee, però va bene. Ah, perché? Potrebbe, vabbè. C'è cioè, suo amico! Sì, no, ok. Ma questo ci può anche stare una cosa. Più che chiedere, ho semplicemente detto vengo da te, come molte volte che ho fatto nel passato. Una volta che raggiungo la casa di Sayori, busso la porta prima di entrare. Ancora, eravamo soliti giocare così spesso che avevo fatto un'abitudine... Avevo reso un'abitudine semplicemente entrare nella sua casa come se fossero in famiglia. No, non è un bel segno. Cosa? Non c'era musica. Ah, non l'avevo notato. Ok. La casa è calma. Sayori non è da nessuna parte sul primo piano, quindi penso che sia nella sua stanza. Posso farsi una domanda? Dove sono i suoi genitori? Magari non sono in casa. Potrebbero essere fuori. Ok. Non pensare. È già strano il fatto che non sia scesa correndo verso di me a salutarmi. Quindi vado verso la camera da letto, dove finalmente la trovo. Sayori? Minchia, la musica triste. Qua c'è la musica tragica. Tragica? Sì. Posso? Ciao, Kirito. Mi siedo nella sua stanza. Sayori forza un sorriso. Tragico. Ma è facile dire che c'è qualcosa di diverso. Se vuoi riprendere intanto. C'è un minuto di silenzio tra noi due. Non sei venuto qui da molto tempo, non è così? Ah, penso che tu abbia ragione. È passato molto tempo. Non è cambiato molto, eh? La stanza di Sayori è comunque molto incasinata, come sempre è stata. Riconosco lo stesso animale di pezza e le decorazioni sul muro che ha da anni ormai. Se fossi venuto più spesso non sarebbe così in disordine. E questo è perché io ho finito col pulirla per te. E come hai deciso di venire proprio oggi? Non dovresti vedere Yuri oggi? Sì, ma... Aspetta, come fai a saperlo? Sayori aveva già lasciato, cioè se n'era già andata nel momento in cui avevamo deciso questa cosa nell'ultima riunione. Monica me l'ha detto. È naturale per me tenermi informata riguardo alla preparazione del festival, giusto? Ah, è vero. Beh sì, tutto sommato lei è la vicepresidente, dovrebbe sapere, dovrebbe essere informata. Ma che ne dici di te? Non aiuterai Monica oggi? Sicuro. Ma l'aiuterò online. Non abbiamo pianificato di incontrarci o cose di questo tipo. Ah, quindi siamo solo io e Yuri allora. Sì, c'è ancora più silenzio rispetto a prima tra noi due. Sayori guarda in una direzione casuale. Tutto riguardo al suo comportamento è davvero, cioè non le appartiene davvero. Finalmente arriviamo al punto. Volevo solo vedere cosa stai facendo. Dopo che tu te ne sei andata venerdì, e quando qualcosa non va bene non puoi davvero nasconderlo da me. Ti conosco troppo bene. Quindi... Sayori sorride, scuotendo la sua testa. Non va bene, Kirito. Eh? Perché non puoi essere come sempre stato? Questo è tutto colpa mia. What? Se non fossi stata così debole e avessi accidentalmente espresso i miei sentimenti, se non avessi fatto quello stupido sbaglio,
Allora non ti saresti preoccupato di me per niente? Non saresti venuto qui? E non staresti pensando a me adesso? Ma questo è solo la mia punizione, non è così? Sto venendo punito per essere così egoista. Cosa? Penso che sia il mondo che deve decidere. Ah, penso che... penso che sia perché il mondo abbia deciso di farti venire qui oggi. Vuole solo torturarmi. Ma ti metti a ridere? Sayori. Afferro Sayori per le spalle. Cosa stai dicendo? Ti stai, stai sentendo quello che dici? So che qualcosa ti è so che ti è successo qualcosa, non c'è nessuna altra spiegazione. Fino adesso non ho smesso di, non ho smesso di pensarci. Ah! Sayori mi dà un sorriso vuoto. Mi stai davvero mettendo in trappola, Kirito. Ma ti sbagli. Non è successo niente a me. Sono sempre stata così. Lo stai vedendo semplicemente per la prima volta. Vedendo cosa? Di cosa stai parlando, Sayori? Vuoi davvero farmelo dire, non è così? Penso di non avere scelta, allora. Il fatto è che... Soffre di... Di una depressione davvero profonda per la... ho sofferto per una depressione davvero profonda per tutta la mia vita. Lo sapevi? Perché pensi che io sono tardi ogni giorno a scuola? Perché la maggior parte dei giorni non posso trovare una ragione per svegliarmi. Ok, iniziamo a andare più su, pesante. Aspetta, tu non stai sentendo la musica? No. Cioè, è cambiata ancora? No, però è sempre la stessa, ma quella di prima. Però c'è, cioè, insomma, il fatto che io non trovo un motivo per alzarmi dal letto. Cioè, proprio ti butta giù. Sì, sì. Ho salvato perché io ricordo una cosa. Stanno prendendo a calci. Sì. Ma io ho salvato perché io ricordo una cosa. No, quale frangente? Scusate un attimo, scusate un attimo. Cazzo, se me la ricordavo bene. Cosa è successo? Se non fosse per te, io dormirei per sempre. Cioè, già da qua ci aveva detto cosa... Quest'uomo è un genio. Sì, sì, no. Cioè, già da qua ci aveva detto che lei era depressa. Ma già da qua. No. Se non fosse per te, io dormirei per sempre. Ma non sono pazza, voglio la colazione. Cioè, questa frase qua che sembrava così... Innocente, divertente. Inutile, divertente, tutto quello che in realtà già qua ci diceva. Oh, Sabaku, spostati. Vai, esiliati. Cos'è? No, vabbè. Perché mi sta venendo l'ansia un po' adesso, però no, ansia no. Pochino, cioè, di già dal primo poema noi avremmo potuto capire che c'era qualcosa che non andava. Però sto dicendo. Però siamo stupidi e non l'abbiamo capito. No, e come facevi a capirlo? Lo so, doveva dirtelo. Però anche adesso dice, devo proprio dirtelo, non te ne sei già accorto? Qual è la ragione per non fare... per fare qualcosa quando so benissimo quanto inutile io sia? Perché andare a scuola? Perché mangiare? Madonna. Perché farmi degli amici? Minchia. Bestia, cioè... Perché le altre persone sprecano energie per passare del tempo insieme a me? Questo è quello che sento. E questo è il motivo per cui io voglio rendere tutti felici. Senza che nessuno si preoccupi di me. Sono scioccato. E ti credo! Non so nemmeno come rispondere. Com'è possibile che Signori abbia nascosto a me questo per tutto il tempo che l'ho conosciuta? Voleva veramente così tanto tenermelo nascosto in modo che io non ci pensassi? Perché, Signori? Eh? Perché non me l'hai mai detto? Sembra quasi che io sia stato tradito con un tuo amico più caro. Perché se l'avessi saputo avrei fatto qualsiasi cosa in modo da supportarti. Anche se ci fosse stato pochissimo che avessi potuto fare, avrei cercato sempre di impegnarmi un po' di più per rendere la giornata migliore per te. È per questo che io sono tuo amico. E tutto quello che dovevi fare era dirmelo. Non capisci, Kirito. Perché pensi che io non te l'abbia detto? Perché se te l'avessi detto, avessi provato a spendere tempo
e ti saresti preoccupato di me invece che fare cose importanti. Non voglio che le altre persone si interessino a me. È bello quando le persone provano a interessarsi a me. Mi fa sentire bene a volte, ma mi fa sentire anche come un pipistrello che si che colpisce contro la mia testa. Per questo motivo volevo che tu facessi così tanto che tu diventassi amico con tutti gli altri. Aiutare a essere felici insieme è la cosa migliore, è la cosa migliore per me. Ma dopo ho scoperto qualcos'altro. Vedendo che tu ti facevi amici e stringevi rapporti con tutti gli altri nel club, sentivo come una lancia che attraversava il mio cuore. Quindi ecco perché. Ecco perché il mondo ha deciso di torturarmi. Vuole solo torturarmi. Ogni percorso non porta a nient'altro che a dolore. hai ragione che io non capisca. Non capisco i tuoi sentimenti per niente, Sayori. Ma non ho bisogno di capirli. Qualunque cosa possa aiutarti a smettere di sentire il dolore, allora lo farò. No, Kirito. Non c'è niente. Niente di niente. L'unica cosa che puoi fare per aiutarmi è fare tutto quello che. Fare tutto come sempre stato. Ma sono stato egoista. E alla fine ti ho mostrato la persona orribile qual sono. Lacrime scorrono dalla faccia di Sayori. E no, però così! Ti ho fatto entrare nel club di letteratura perché ero egoista. Sono stato sbuggito dal mio cuore. Dolorante in un modo che non posso capire. Adesso che sei qui e ti ho fatto stare, male anche te. Sono solo debole e egoista. È tutto quello che sono. E per questo motivo accetterò questa punizione. Perché la merito fino all'ultimo. Senza pensare, ancora una volta prendo Sayori per le spalle. Questa volta però la stringo in un abbraccio stretto. Ah, Kirito, Sayori. Perché c'è lo sfumo? Non lo so. Non mi importa se tu sei egoista. Sono veramente felice che tu mi abbia convinto a entrare nel club. Vederti ogni giorno è abbastanza per me. Il fatto che io sia amico con tutti gli altri è solo un bonus. Ma per favore, non sottovalutare quanto io tenga a te. Forse ho capito perché c'è lo schermo nero, perché in teoria in questa scena dovrebbero esserci Kirito e Sayori che si abbracciano, però non si può far vedere a Kirito in faccia o... Vero, però probabilmente io lo avevo fatto anche, hanno gli occhi chiusi entrambi. Potrebbe anche essere. Sayori non mi abbraccia in risposta. Nonostante le mie braccia siano strette attorno a lei, quelle di Sayori rimangono ai lati. Inizia a singhiozzare in parte al mio orecchio. No, non fare questo a me. Non farmi questo. Kirito, io... Sayori fa... Tenta di parlare tra i suoi singhiozzi. Non so se sto facendo la cosa giusta, ma tutto quello che voglio per lei è sapere che a me importa di lei. Se ti sei definita un egoista, allora lascia che anch'io sia un egoista. Non importa cosa servirà. Capirò cosa c'è bisogno che io cambi. Farò in modo che questi sentimenti vadano via. E se c'è qualcos'altro di cui tu abbia bisogno che io faccia, allora farei meglio a dirmelo. Mi arrabbierei se tu non lo facessi. Non lo so. Con gentilezza, Sayori mette le braccia intorno a me, ricambiando l'abbraccio. Non so niente. Tutto è così spaventoso. Non capisco nessuno dei miei sentimenti, Kirito. L'unica volta che non sto sentendo niente è quando sento il dolore. Mio Dio, manco leopardi. Proprio... Ma... Grazie.
tuoi abbracci sono così caldi. E questa cosa mi spaventa. E anche questa cosa mi spaventa. So, ieri mi lascio andare. Non appena lo fa, lascio andare anche lei. Il festival è domani. Sì. Sarà divertente, non è così? Sì. Vorresti che io lo passassi tutto il tempo con te? È quello che voglio, lo prometto. Io penso che sarebbe bello allora. Sì. Sayori si asciuga gli occhi. Se potessi spendere tutto il giorno qui, lo farei. Di tutti i giorni. Questo è quello dove avevo degli altri piani in programma. Magari dovrei cancellarli. No, non farlo. Per favore, non farlo. Se lo facessi, allora non potrei veramente perdonarti. Ma è quasi tempo per me e Yuri di incontrarci a casa mia. Alla fin fine, vuoi venire con noi e aiutare? Sarebbe divertente. Come sorpresa, Yuri scuote Sayori scuote dalla testa. Mi spiace. Non so se sarei veramente d'aiuto per oggi. Lo capisci, giusto? È difficile per me capire completamente, ma proverò, farò del mio meglio. Va bene. Non preoccuparti troppo. Ci vedremo domani, ok? Va bene. Non vedo l'ora. Dico addio a Sayori all'uscita dalla sua casa. E sulla strada di casa mi trovo, cioè, non mi sento a mio agio. È difficile per me continuare a pensare quando Yuri sta per arrivare, quindi penso che Sayori abbia ragione. Non dovrei preoccuparmi troppo e sicuramente ci divertiremo domani. Dovrei concentrarmi a quello che mi aspetta. Cioè, dopo questo mi sento in colpa per aver sempre assecondato Yuri in sì, sì, no, anch'io. Che cosa brutta. Ok. Beh, e noi però, devi tener conto anche che noi abbiamo scelto come Pat il fatto di dire che io avrei preferito sempre Sayori a Yuri. E cazzo, è così quando io ho scelto sempre comunque... Non è sempre comunque, dopo quella volta l'abbiamo scelta solo una volta, abbiamo fatto la poesia per lei e basta. In questa occasione adesso non c'era neanche Sayori, abbiamo scelto Yuri. Però c'era Sayori come opzione? C'era come opzione ma non era presente, se ci pensi. Vero. Non appena mi avvicino alla casa vedo... Ah sì, vedo qualcosa che mi fa venire un attacco di panico.